Bentrovati amici, soprattutto amiche del Biker Raft. Wow, io mi sono svegliato stamattina e c'era il trailer, non me lo aspettavo. Forse sono io l'unico ignorante che non lo sapeva, ma non sapevo che sarebbe uscito il trailer del live action di One Piece. Infatti questa sveglia ho visto su Instagram storie di qua, storie di là, oddio, devo vedere, l'ho guardato e sono estasiato. Bello, io sono molto molto in hype per vedere che cosa si sforneranno quelli di Netflix con questa serie. La trovo veramente incredibile, c'è tutto quel sapore di pirateria, di gioco, di divertimento, anche di dolore che proprio trasuda dalle pagine del manga. E quindi, come l'altra volta, vorrei insieme a voi soffermarmi, che basso un pelino, soffermarmi sulle immagini principali, sui frame principali. Non lo analizziamo tutto, nel senso frame per frame, sono 3 minuti e mezzo, però ho fatto gli screenshot delle parti assolutamente interessanti su cui fare un po' di discussione insieme, analizzarle, parlarne un po'. Quindi, se siete d'accordo, io comincio, switcho, quindi qua, eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua. E c'è subito già un'immaginetta interessante, perché il trailer comincia con Roger. Con Roger che sta camminando verso il patibolo, sentiamo le iconiche frasi, ricchezza, fama, potere. E dice, se volete il mio tesoro, cercatelo. L'ho lasciato tutto in un certo posto. E mentre vedete sale sul patibolo, e sale le scale, poi verrà chiaramente bloccato sul patibolo in cima alla Logtown. Se vedete dietro c'è Firenze. C'è il cupolone e tutto il resto, molto figo, marine schierati e tutto il resto. E poi eccolo qua, il nostro re dei pirati, con giustamente due soldati dietro pronti a pugnalarlo, mentre nell'anime viene trafitto, a differenza del manga che invece verrà decapitato. È una cosa che non si vede, ma è una procedura standard la decapitazione in questo caso. Mentre nell'anime hanno edulcorato il discorso, e anche qua appare perché gli puntano la schiena, lo avrebbero semplicemente pugnalato. Mentre nel manga viene decapitato, così come anche Ace sarebbe stato decapitato, e così come Noland e tutti gli altri che sono morti in questa maniera. Qui vediamo proprio Roger con le mani legate, come nel manga, col vestito classico che noi conosciamo, con cui abbiamo conosciuto l'inizio del manga, per l'appunto, e qua fa il suo discorso infernale. Tra il pubblico c'è un sacco di gente, c'è pure un tizio barbifero molto interessante, potrebbe essere benissimo uno di noi che sta guardando la scena dal basso. E qui c'è anche il nonno Garp. Nonno Garp, porca miseria. È stato bello vederlo, rivederlo, dopo ieri, dopo il capitolo 1088, dove abbiamo tutti quanti sofferto questo momento di dolore, di perdita, non so, non so dirvi nemmeno se è morto o non è morto, quello lo scopriremo soltanto un giorno. Ma è bello, guardate che bello, che figo che è Garp, è potentissimo. Questo tra l'altro è un Garp più giovane, un Garp di 20 anni fa, un Garp di 24 anni più giovane rispetto al nostro presente, quindi quando lo rincontreremo più avanti sarà sicuramente più invecchiato, più imbiancato. Bello, guardate anche ai dettagli, la collanina, la medaglietta, la spillettina con il simbolo della marina. Bello, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E mentre poi ci sono pirati, marine che scappano, che fuggono, che stanno facendo cose, questi non so se saranno personaggi importanti, non li riconosco, non riesco a identificarli con nessuno visto nella storia. Abbiamo un primo piano di Roger che se la ride. In grande stile, guardate che ghigno malefico, con i denti marci e il mega baffo. Che bello, guardate quanto è potente. Mi gasa vedere queste cose. Guardate che bello che è. È proprio beffardissimo, beffardissimo. Giuro, io ho un hype pazzesco per sta roba. Non me l'aspettavo, per me era una ciofeca, una puttanata. Io ho un hype pazzesco, più del manga, più del manga. Allora, poi riparte con Rufy. E Rufy che con la sua barchettella ha un face to face con questo personaggio, che è chiaramente uno dei gabbiani che portano i giornali. E Rufy gli chiede se vuole la sua ciurma. Bellissimo, il gabbiano lo guarda e poi gli ride in faccia e se ne va.
Perché lui sa benissimo di essere sotto il controllo di Vecchio Cuore Morgans, numero uno dell'editoria mondiale. Quindi che cosa vuoi di più se non sottostare alle volontà di quel Vecchio Cuore totale? Di fronte a quel bambino idiota, dici: ma che cazzo vuoi da me? Ma sparisci, io torno da Morgans, assolutamente. Abbiamo di nuovo un primo piano della nave di Alvida, con una barchettiella a fianco che verrà colpita. Se notate, qui in basso c'è il forziere, il barile in cui Ruffy si è nascosto per salvarsi dal Maelstrom, che lo avrebbe fatto fuori. Accidenti, accidenti. Ecco qua Alvida, di nuovo, un primo piano, sfocato, ma perché poi le scene sono in movimento, non riesci a fare degli screenshot fatti bene. Però mi piace molto, l'attrice la trovo molto conforme al personaggio. Sono molto curioso di vedere poi come gestiranno la questione del sube-sube, con lei che poi perderà peso e dovrà essere sguisciosa e super liscina. Chissà, cambieranno attrice, presumo, non penso che questa dovrà mettersi a stecchetto per mesi per interpretare sempre se stessa. Cioè, potrebbe anche fare, ma non avrebbe senso, ci mancherebbe altro. Boh. Questa scena non l'ho capita molto, nel senso, ho capito cos'è, perché vediamo proprio i Mugiwara su questa barchetta. Sarà una barchetta che loro prendono in consegne quando probabilmente se ne vanno da Orange, dove sta Buggy, infatti la barchettella su cui stanno sia Nami che Zoro che Rufy, e quello è il segnale che usavano i Mugiwara, se vi ricordate, durante Thriller Bark, quando scoppiava. No, aprivano quel forziere e usciva quel fumo rosso di richiamo. Quindi veramente è un segnale per dire: noi siamo qui. Però non capisco in che contesto la vogliono usare questa situazione. Magari per richiamare Buggy, in questo caso, o per richiamare qualcun altro. Non saprei proprio dirvi, sinceramente. Però il segnale visivo è quello lì, cioè proprio il petardo che lancia fumo rosso per farsi vedere. Cosa che tra l'altro poi usavano anche ad Alabasta, se vi ricordate, quando dovevano segnalare la loro posizione durante la scena dell'esplosione della bomba. Capiremo, capiremo, capiremo assolutamente. Pertanto, è qua. Rufy qua disegna il primo simbolo, benissimo, su cui dice: e questo cos'è? È il nostro simbolo, il nostro Jolly Roger. Perché noi siamo gli abitanti di Cappello di Paglia. Bene, questo è il simbolo marcio, sicuramente poi Usopp disegnerà quello bello. Già sappiamo com'è andata. Qui c'è Nami che spiega il funzionamento del mondo. Qua ho fatto uno screenshot abbastanza brutto, potevo farne uno migliore sicuramente. L'hai disegnato il North, South, West Blue. In mezzo c'è la Red Line e la Grand Line che la taglia a metà. Quindi lei qua sta spiegando ai suoi compagni ignoranti come funziona il mondo, e lo sta spiegando anche a noi ascoltatori, lettori, anche chiaramente nuovi addetti al mondo di One Piece, perché noi giustamente magari non hanno mai letto il manga e non sanno come funziona il mondo di One Piece. Primo piano della Yoru di Mihawk. Dietro vedete Zoro sfocato. Sembra un giocattolino, eh? Abbastanza. Sembra abbastanza un giocattolino. Però è figa, però è fatta bene. È un'ottima action figure per dare ai cosplay quando faranno il cosplay di Mihawk. Qui abbiamo Merry con dietro Kuro, se vedete, con tutti gli artiglioni, però Kuro non si fa vedere, non si mostra in viso in questo trailer. E qui sicuramente è la scena che precede, diciamo, l'omicidio, tra molte virgolette, di Merry da parte di Kuro. Poi, l'ho ucciso, mi sono stato sbadato. Capiamo, capiamo, la visione sempre marcia dei villain. E guardate Buggy invece. Molto meglio rispetto al trailer che abbiamo visto l'altra volta, al teaser. E guardate, guardate, guardate il volto, c'è proprio la faccia da pazzo. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. E comincio a apprezzarlo anch'io. Mi piacciono sempre sti parrucconi, perché comunque i parrucconi purtroppo sembrano essere rimasti rispetto a delle chiome più naturali, più veritiere. Però sti cazzi, ragazzi, vaffanculo, non pazienza. Bello, dai, lo trovo molto molto bello. C'ha la faccia proprio da buonaccione, qua lui è simpatico e folle. Bello, guardate che bello. Quei coltellazzi, i coltellazzi con cui poi pugnalerà il Mugiwara, il capo di paglia. Sembra
Speriamo ci sputi sopra, come è successo nel manga. Speriamo tutte queste belle cose importanti. E qui c'è il funzionamento del frutto Barbara, il frutto puzzle puzzle, il frutto stacca stacca, pezzi pezzi, chiamate come cacchio vi pare, il frutto Barbara. Quindi c'è anche ovviamente il potere di Buggy con cui lui si spacchetta. E qui fa il Barbara Ho, il puzzle puzzle cannon. Qui ci sono anche altri dettagli appunto di lui, è spezzettato se vedete, quando poi proprio pronuncerà il Barbara cannon, Barbara Ho, e spara. Ci sono Nami e Zoro, vedete, qua di schiena. E sono dentro in un tendrone da circo. Ci sono delle varie scene in cui si vedono artisti circensi che sputano fuoco, fanno cose. Quindi probabilmente tutta la scena di Orange Town si svolgerà in un bel tendrone da circo. Molto figo, molto bello. Capiremo come vogliono gestirla questa situazione. Sarebbe bello se fosse anche Shushu e Budol, però penso che chiediamo troppo da questo punto di vista. Bisogna anche accettare che i tempi sono corti, un episodio durerà circa un'oretta e in un episodio è raccolta, diciamo, un intero piccolo arco, un'intera saga, non so mai come vengono divisi, una saga comunque, quindi quella dell'Orange Town sarà in un'oretta. Non penso che faranno tutto, magari si potranno intravedere un Budol e uno Shushu, però non crediamoci troppo in questi dettagli in più. Proseguiamo, c'è un vecchio cuore Usopp, sempre potentissimo il vecchio cuore attore. Abbiamo la nave di Garp, con il cagnozzo fuori. Ora vedete, sono nettamente meglio rispetto a quelle viste nel teaser, sembrano, diciamo, più realistiche. Poi c'è sempre quel quod, quel perché, quel per come, quel per quando, che possiamo criticare, ma va bene, dai, diciamo che è molto meglio rispetto a prima, non sembra più un'astronave dei Biocombat, ora sembra una corazzata, e ci sta, mi piace anche il cagnozzo, headquarter numero 3, che è la nave di Garp, i dettagli sono importanti, e poi c'è una cosa che un po' mi ha lasciato perplesso, ovvero siamo al Baratì, Sanji sta combattendo contro gente al Baratì, e questo sembra dovrebbe essere Kurobi. Se non ho interpretato male, diciamo, l'aspetto di questo pesce, di questo uomo pesce. E quindi non dovrebbe esserci Krieg. Hanno tolto Krieg probabilmente dal discorso. Non ci sarà Don Krieg, non ci saranno chiaramente Gin, Pearl e tutti gli altri stronzi. Perché durante il combattimento di Sanji proprio sul Baratì sembra già che ci siano gli uomini pesce. E questo potrebbe essere Kurobi, visto che sta combattendo contro Sanji. Ovviamente è una mia interpretazione, su questo poi potrei sbagliarmi, però a parte che non si vede Krieg, non c'è nessuna citazione a Krieg, non c'è nessuna citazione ai pirati di Krieg. E probabilmente al Baratì arriverà solo e soltanto Mihawk, senza giustificare poi il perché sia andato lì per Krieg, perché si annoiava, eccetera, eccetera. Capiremo. Per adesso potrebbe essere così la situazione. Poi vediamo, appena esce fra un mesetto la serie TV, l'analizzeremo chiaramente tutta quanta, punto per punto, e vedremo che cosa succede, insomma. Qui abbiamo un Zoro Sanji ad Arlong Park. Guardate che bello che è Arlong Park, proprio in stile indonesiano. E qua c'è un bellissimo face to face tra Zoro e Sanji. Zoro dice: ti ho salvato il culo. E Sanji: no, te l'ho salvato io il culo. È bello, bello, queste cose qua sono quelle cose che mi gasano. Abbiamo una bellissima Nami in primo piano qui, un mezzo busto. E presumo sia sempre ad Arlong Park. Il vestito. No, il vestito dovrebbe essere primo. Questo dovrebbe essere il Baratì, forse. Perché poi si cambia ad Arlong Park. Avrà il canottiera. Sì, il Baratì, perché qua si prova con Sanji. Sì. Guardate, adesso il Sangione. Il Sangione come si prova, vecchio cuore. Mi piace un sacco questo attore. Proprio la faccia da sberla, faccia da sberla, come quello degli A-Team, no? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Qui abbiamo una bellissima panoramica su Baratì, con la Merry. Merry sembra sempre meno inquietante, più la vediamo, più almeno quanto a me riguarda, la trovo sempre meno inquietante. C'è il Baratì, molto figo, con il Sagabashira numero 1, perdon, qua che si vede molto bene, la testa di sgombro. Quindi probabilmente, non essendoci il combattimento contro Krieg, non si staccherà nemmeno dalla nave principale, però vedremo a suo tempo cosa succederà.
E qui in primo piano di Arlong, eccolo qua, prima visione di Arlong. Lo trovo molto ben fatto. È strano, vederlo così in live action, nuovo pesce. Qui c'è anche un altro primo piano migliore con il naso a sega, insomma. L'hanno fatto bene, come i pesci sega, come gli squali sega, che non sono poi un seghetto, ma sono dei specie di punte, di spine che escono dal naso. Molto bello, anche i denti, vedete, tutti a punta. Giuro, giuro, io sono galvanizzato da sta roba. La trovo veramente, veramente figa. Veramente figa. Qua c'è la distruzione di Arlong Park. Quando Luffy la distruggerà con il super colpo, il Gomu Gomu no Ono, mi sembra fosse. E qui viene proprio distrutta. Ci sarà tutto il crollo di Arlong Park. Molto figo. Qui c'è Luffy, aiutami. Guardate quanto è bella sta scena, cioè anche solo il frame. Guardate il volto, gli occhi di Emily Blunt, di Emily Rudd. Emily Blunt è un'altra attrice, Emily Rudd. Proprio vedi la disperazione negli occhi. Sono veramente molto molto curioso di vedere come l'hanno resa, cosa hanno fatto. Il trailer, giuro, io mi ripeto, continuo a ripetermi, ma mi ha gasato tantissimo, ragazzi. Di nuovo qua un Arlong, qui sembra tantissimo a Holly Cooper. Sembra Holly Cooper. Canterà Poison in questa scena. Ecco qua, il rosso, qui abbiamo. Ecco, il rosso non mi piace molto. Sinceramente, non mi piace. Poi magari mi ricrederò, nel vederlo meglio in scena, però il viso non ce lo vedo per adesso. Mi sembra uno passato di lì per caso che sta facendo il cosplay male. Saranno i capelli, boh, i capelli che sembrano sempre finti, io non lo so, però almeno in questa inquadratura, in questa scena non mi piace. Poi fa finta di sparare, probabilmente sarà la scena in cui Lucky Roo fa fuori il masnadiero, chi lo sa. Però boh, lui non mi convince molto. Così. Come invece, guardate, mi convince tantissimo Mihawk. Peccato che ne ha fatto gli occhi gialli, porca vacca. Perché nel manga li ha rossi. Gli occhi di Falco sono rossi nel manga, non sono gialli. Gialli li hanno fatti nell'anime. Però lui è figo. Bello anche il baffetto, il pizzettino. Tutto curato. Bello, questo mi piace tantissimo. Veramente mi piace un sacco. Però peccato per gli occhi. Gli occhi devono essere rossi, cazzo. Però hanno ripreso l'anime come molte cose, quindi pazienza. Però cazzo, devono essere rossi. Rossi devono essere gli occhi. Vabbè. Combattimento tra Zoro e Mihawk. Al Baratì, quindi questo almeno rimane conforme. Il discorso. E sarà sicuramente solo questo, come vi ho detto. Non ci sarà Krieg, non ci sarà nient'altro. Sarà più un'azione di convincimento di Sanji, magari un piccolo flashback con Zeff, qualcosa del genere. Poi il combattimento. E l'episodio sarà dedicato al combattimento tra Zoro e Mihawk. Magari allungano un po', non fanno fare la figura barbina a Zoro che in 3 secondi viene distrutto. Capiremo. Di nuovo un primo piano del nostro amato Re della Scogliera che ha rubato gli occhi a Mihawk, vedete, belli rossi, bello imbruttente, qua sta imbruttendo Shanks, gli sta facendo vedere come si fa a diventare re dei pirati, no? Qui c'è un altro frame con Sanji che invece ad Arlong Park sta picchiando un uomo pesce, ve l'ho fatto vedere perché volevo farvi vedere la faccia brutta di questo uomo pesce. Mi è piaciuta molto. Mi ricorda uno che conosco. È veramente terribile. Di nuovo Arlong, qua incazzatissimo che sta digerendo la colazione. Faccio sempre vedere i dettagli, la camicia, il cappellino da taglialegna canadese, la catenazza, tutto il resto. Molto figo, molto figo. Qui c'è Luffy che sconfigge Arlong con il Gom Gom Storm, presumo, con un Gatling potente, adesso non so cosa stia usando. E poi, vabbè, sappiamo tutti che nel manga distruggerà Arlong con il Gomu Gomu Ono, che distruggerà anche Arlong Park colpendo. Comunque questa è una bella scena, fa vedere come funziona bene il frutto di cappello di paglia. Hanno fatto anche gli attacchi, quindi senza limiti alla fantasia, insomma. Di nuovo un primo piano di Arlong. E hanno dedicato molto spazio ad Arlong, anche perché, diciamoci la verità, è il cattivo che tutti noi volevamo vedere. Era importante che gli uomini pesce fossero ben fatti. Mi chiedo a questo punto se abbiano fatto anche Achan. Non si vede in questo trailer. E Achan sappiamo che è un personaggio importante poi per il futuro dell'opera. Quindi chissà,
chissà che abbiano dato spazio anche al polipone. Prima abbiamo visto Kurobi, in teoria, cioè vi faccio rivedere, dovrebbe essere questo, Kurobi, presumo, perché comunque ci somiglia molto, è molto somigliante a Kurobi. Pertanto spero che ci sia anche spazio per Achan, perché dando spazio così a Arlong, a Kurobi, Zoro combatteva contro Achan, quindi comunque capiremo, capiremo. Qui abbiamo Shanks che dà il cappello al giovane Luffy. Di nuovo, Shanks mi piace il vestito, mi piace la scena, però boh, lui non mi convince molto, non lo so. Sempre, ripeto, questo paruccone. Sembra tutte parrucche di Richard Benson, che era palesemente parrucca, però lui diceva che erano veri e quindi noi dovevamo credere che fossero vere. Boh. Boh, ditemi voi se vi convince questo Shanks il rosso. Qua abbiamo Luffy che allunga la guancia, quindi comunque il frutto Gom Gom barra Hito Hito mitologico modello Nika gli permette di fare queste cose e noi siamo tutti contenti di vedere queste cose cosucce carucce. Abbiamo una mano d'ascia con Morgan, con la Morgan senza la S, mi raccomando. Qui c'è una cicatrice sulla mano, un dettaglio interessante. Qui c'è chiaramente l'altra mano, la mano destra di Morgan con l'asciona e si intravede in alto, pardon, in alto a destra il volto di Morgan, ma non ci ha ancora mostrato nulla. Il Sensei, qui c'è la Going Merry finalmente con la vela con il simbolo corretto, quindi Usopp è a bordo, ha già sistemato il tutto, c'è anche Nami, vedete che sta probabilmente disegnando una mappa, cosa che nel manga non fa mai, ma forse farà nel live action, speriamo. Qui c'è il quintetto, il gran completo ad Arlong Park. Nami, vedete, c'ha già la fascia sul braccio, quindi si è già pugnalata più e più volte il simbolo di Arlong. I vestiti chiaramente sono quelli che vedremo anche nel manga. Molto fighi, mi piace tantissimo questa scena. Molto, molto cazzuti. Bello, io non vedo l'ora, c'è un hype pazzesco, mi ripeto. E poi si chiude il trailer con una scena molto carina. Abbiamo Cobby con Luffy che arrivano a Shellstown e si vedono delle taglie sui muri. Qua c'è Alvida chiaramente davanti a loro e vedete qua in basso, adesso ve lo zoom, qui in basso c'è Cavendish. Perché Cavendish ovviamente era un rookie dell'anno prima di Luffy, quindi era già in mare da un po'. Infatti quando Ace sarà da Yamato, che vi ricordate nel capitolo 1000, gli dirà che ci sono diversi novellini in giro che si stanno facendo un nome, tra cui anche questo Caven Coso di cui lui non ricordava bene il nome. E quindi qua c'è Cavendish. E questa è una bella cosa, sono quelle finezze che dici, cazzo, questi ci hanno pensato. Ci hanno pensato, stanno già pensando al futuro, stanno già pensando a cosa potrebbe succedere in avanti. E sono belle queste cose. Poi abbiamo anche Foxy. Cioè, questo è un momento altissimo. Cioè, cazzo, tra tutti i Foxy. Guardate quanto è quella vecchia coraggine di Foxy in questo avviso d'Italia. Io non vedo l'ora di vederlo, Foxy. Non vedo l'ora. Cioè, io sono già in hype per sta roba. Solo per sta roba il mio cuore batte a mille. Cioè, io voglio vedere Foxy. Voglio vedere Foxy. Maestro, maestro Foxy. Qui ci sono Luffy e Cobby, Cobby capelli rosa, quindi siamo tutti contenti. Molto bello Cobby, te lo trovo molto azzeccato. Lo voglio vedere quando diventerà Super Chad. Dovrà fare un sacco di ginnastica, sto ragazzino. Va a diventare potentissimo, muscoloso, tutto chadissimo. Guardate che belli che sono. E poi si chiude infine con un'altra taglia, con Iena Bellamy. E Bellamy era il Super Rookie, anche lui era conosciuto come Super Rookie. Quindi era anche lui un novellino, diciamo. Non tanto non so se era dello stesso anno di Luffy o no, forse sì, perché era anche definito Super Rookie, quindi sì, era dello stesso anno di Luffy, solo che non è diventato una supernova, perché era rimasto a 55 e non era superato i 100 milioni. Quindi sì. E qui c'è chiaramente un foreshadowing di quello che sarà probabilmente nel prossimo arco narrativo, non so se si fermeranno ad Alabasta, facilmente sì. O se andranno addirittura a Jaya, ma spero di no, spero che dedichino a Jaya e Skypiea una stagione a sé, perché meritano di essere così, insomma. E quindi si chiude con Luffy, dice, ma dove cazzo sta il mio avviso d'Italia? E così si chiude questo primo vero trailer di One Piece Netflix.
che io vi ripeto per la 30.000ª volta, non vedo l'ora di vedere, non vedo l'ora di vedere, sono in un hype esagerato, terribile, esageratamente terribile. Quindi boh, adesso io basta, io chiudo qua, me lo riguarderò ancora 3-4 volte. E basta, e basta, e basta. Ci vediamo domani al Fatal for Reading alle ore 21, mi raccomando. Fate i bravi, divertitevi. E supportiamo questo prodotto che sicuramente secondo me vale la pena. Vale la pena. Anche se magari non sarà perfetto, non ci sarà tutto, ve l'ho spiegato. I tempi sono costretti in un episodio. Non si può fare tutto, ma secondo me veramente potrà valerne la pena. Potrà valerne la pena.